Qui contenitore libero, sono le 9:19, sabato 16 marzo 2024. Oh, all'esse lunga, eh? Sì, sì, sì. Quindi dall'altro all'esse lunga, ci sei andato. Certo che ci sono andato, però qual è il problema? Qual è il problema? Vabbè, ma dai, così compri anche le cose per no, non ce n'ho tempo, lo vuoi capire? Non ce n'ho tempo. Ma perché devi io fare la scelta? Tu mi interrompi, io ci metterò un'altra ora e mezza per concentrarmi, quindi 2 ore ci ho messo all'inizio per entrare nel vivo del lavoro. Ogni volta che uno mi interrompe... stai sbagliando, È uguale. Io, cioè, si perdono le giornate. Ogni interruzione per me è un'ora per riprendere. Ma non lo dico io, lo dice la scienza. Ma è vero. Ma io come ci andavo? Il lavoro creativo è così. Se io fossi in ufficio. Madonnina, quanto rompi il cazzo! Se io fossi in ufficio. No. Dovevo informarmi sull'autobus e quando ho fretta magari mi pago l'autobus. Vabbè, ora poi ti devo venire a riprendere. La sera. Un'altra ora per riprendere. Io in questi giorni che non ci sono stato, ora devo recuperare tutta la cosa e domani non ci siamo. Ma mica è colpa mia che non ci sei stato. E ho capito, però io devo fare le cose. Si interrompe, come devo fare io? La concentrazione non viene così. Ma entra un attimo perché non c'è manco il caffè, a comprare il caffè lo yogurt. Non posso, devo scappare. E non te lo prendi il caffè? Non mi faccio niente, devo tornare subito perché poi mi devo riprendere a fare le cose. Perdo il millesimo proprio. Tu non... Quando tu farai la creativa tu da sola e avrai una tabella di marcia e delle cose, lo capirai. Però capisco anche che sta piovendo e giustamente come fai? Poi capito, non ci posso andare in ritardo, ci voglio andare in anticipo un pochino perché devo lavorare dentro l'esse lunga sono precisi. C'era il freno a mano in serie. Cioè, io veramente. Vabbè, però non era proprio a fondo, era un po' a metà e metà. Ma come cazzo stai messo? Vabbè, comunque, che ne ma devo fare ma tre. Ma devi pubblicare sta merda ora, ma certo. Che senso ha pubblicare certo, sta merda? Ma certo, io boh. Ma è il vlog del giorno. Almeno. Perché? Non, qual è il problema? Questa è più spontaneità di questa. Comunque, va bene. Ora vado al bar, mi piglio un caffè. Ma a che ora devi attaccare? Io devo proprio iniziare nel vivo alle 10. Però, sai, uno vede dove posizionarsi. Certo, ma è sempre meglio in anticipo. Prima mi prendo un caffè, prima mi sono portata i miei abbonamenti. Ce l'ho del comunque, caffè, casomai io questa sera. E stasera lo sai qual è la cosa brutta? Che finisco, devo finire alle 8. Non alle 7 o 7 e mezza, alle 8 è tardi. Perché come orario faccio 9. E il binomio buone fanno in Olanda, iniziano a lavorare setta, alle 7:30. Ti posso dire una cosa? Fammi parlare, Dio caro. Oh, vedi che mi censurano qua. Ho detto ma Dio, mi devi Dio non, caro, non caro, può, caro, non puoi caro. E ti fanno la multa. Cioè, perché la Madonna la può bestemmiare, quello vero, no, vero, ha capito? Vero, quindi vero. La multa te la becchi tu. Stavo dicendo. Mi dispiace. Stavo dicendo vedi quando si fanno stare in chiaro, ora pim 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 pim. Dalle 10 a 10, 1, 15, 20, capito? Ho capito, va bene. E comunque se io ho fatto abbastanza cose oggi un po' di spese si fa, se no devo volare.
Vuoi proprio mangiare prima, vuoi mangiare presto, vuoi prendere cose da mangiare pronte? Guarda, stasera, non lo so. Prima devo. Sì, devo finire le cose. Devo finire le cose. Se non finisco con le cose, sono nella merda. E punto. C'ho le consegne e devo concentrarmi. Ah. Più ci avrei anche i miei progetti, ma quelli non li posso fare perché comunque devo fare quelli degli altri. Quindi già figurati, questo perché lo sto facendo? Perché almeno non mi costa ma niente. Ma lasciami da qualche parte, qua ci può andare. È certo che ci posso andare, ma quale contromano? Ma cosa stai dicendo? Ah, sì, certo che si può andare, ma cosa stai dicendo? Oh, ciao! E ti pigliasti i fogli? Sì, li ho presi, ciao! Vabbè, poi mi dici, ciao, alle 8. Ciao, sì, possiamo fare il limone di ciao. Vabbè. Cattivo tu, cattivo! Vabbè, dovevo fare un po' di sceneggiata, dai. Scusa, tienimi in gioco! Vabbè, comunque, a parte gli scherzi. Sì, quando si fanno i video, un pochino si può anche un pochino esagerare per fare la scenetta improvvisata, ma ovviamente c'è il fondo di verità. La verità è che chiaramente sta piovendo, quindi non è che potevo lasciarla così a bagnarsi. Niente battute. Però il problema serio di quando si fa un lavoro creativo è che l'interruzione ti porta a ulteriori perdite di tempo, perché nel momento in cui tu sei concentrato, allora prima io ad esempio apro lo studio, accendo tutte le cose, non è che subito attacco a lavorare, ho bisogno di carburare, di fare delle cose, organizzarmi. Quando sono concentrato al 100%, poi inizio a lavorare e non mi fermo, proprio vado come un treno. Ma se ci sono delle interruzioni, ecco perché tengo disattivato il cellulare, sostanzialmente tolgo la maggior parte delle notifiche, tolgo le telefonate, quindi tutte le chiamate in entrata vanno in segreteria. Però mi arriva, diciamo, il messaggio e chiunque può scrivermi su WhatsApp, quindi se bisogna organizzare una telefonata non c'è nessun problema, perché ovviamente io insomma ci accordiamo e per telefono poi possiamo fare una bella telefonata, non così a caso che mi interrompe quello che sto facendo, no, possiamo stare anche un'ora insieme, però bisogna che si prenoti questa telefonata, cioè non posso lì farmi interrompere ogni 10 minuti. E stessa cosa, il problema dell'interruzione e degli imprevisti è il citofono, che tendo di staccare, però quando lei suona o chiama o scrive o accompagnami di qua, accompagnami di là, come dice la canzone Mal di Testa, che trovate nella playlist, e chiaramente tu perdi un'altra ora minimo per ritrovare di nuovo la concentrazione, perché tu, quelle sono le ore. Se poi ti disperdi hai bisogno ancora più tempo, quindi anche stasera che andrò a riprendere alle 8 significa che dovrò partire un mezz'ora prima, poi avrò il pensiero di partire e perderò un'altra ora, quindi in totale si sono perse per sta cosa di vai e vieni, poi andare lì per fare la spesa e altro tempo. Questo, il tempo veramente è diventata una risorsa preziosissimissimissimissima, cioè si dovrebbe veramente fare come in Time, che poi vabbè è metaforico quel film, perché veramente chi ha tanto tempo è ricco, la ricchezza si misura nel tempo veramente, perché i soldi fino a un certo punto, ma il tempo che tu hai
per te, per le tue cose, per i tuoi progetti, e più tempo passa e più me ne sto accorgendo che quello che dedichi ai tuoi progetti, a quello che vuoi fare veramente, senza nessun compromesso, con tutto il tempo per te che ne comporta, quella è una ricchezza enorme, infinita, e veramente penso che negli ultimi 20 anni ho fatto sì quello che mi piace, ma fino a un certo punto, perché potrei ancora di più dedicarmi alle mie idee, al mio servizio, io a servizio di me stesso. Però anche gli altri ovviamente ti danno delle soddisfazioni, quello sicuramente. Comunque, tragitto finito, almeno si sfruttano i momenti morti. Qui contenitore libero, sono le 9:29 del 16 marzo 2024, sabato. Alla prossima.